ragazzi ridatemi una mano ad avere ciò che era mio iscrizione al canale gratis e campanellina io mi diverto con voi e voi mi divertite con me è tutto gratis e quindi ci possiamo tranquillamente confrontare e, e rimanere contenti tutti e due va bene facciamo così allora, eh, Inter Salinitana, cominciamo da qua. Inter Salinitana c'è un giocatore che mi piace, Mazzocchi, veramente forte, bravo, bel giocatore. Potrebbe far comodo anche all'Inter, per come la vedo io. Tatticamente lo sappiamo tutti che, comunque, la Salinitana, l'abbiamo già detto un paio di volte durante questa settimana, squadra aggressiva, eh, squadra molto difensiva ma non remissiva, molto bravi a buttarsi negli spazi con gli interni. E con gli attaccanti è una squadra che comunque è una squadra accazzuta, una squadra grintosa con un gran pubblico perché la Salernitana ha un grandissimo pubblico e quindi non è una partita semplice, la posizione di classifica pur essendo eh, incominciato il campionato da pochissimo la rende tranquilla e te lo ripeto per l'ennesima volta chi rischia in questa partita siamo noi, non sono loro, perché loro se perdono a San Siro ci può stare, noi se pareggiamo, se disgraziatamente pareggiamo, eh, è una sconfitta. Quindi l'Inter ha, ha solo un risultato. L'Inter deve fare una remontata in campionato. L'Inter incomincia ad avere solo un risultato ormai in campionato, perché altrimenti la distanza incomincia a essere importante. Io ribadisco e confermo quello che ho sempre detto, ovvero sia che eh, questa squadra qualora arrivasse alla fine, eh, prima della sosta mh, del mondiale. No, diciamo anche vacanze di Natale a 7-8 punti dalla prima. Io non la vedo come una grandissima tragedia, sinceramente. Anche perché poi, eh, con l'arrivo della nuova proprietà, che molto probabilmente entrerà prima, di fi prima della fine dell'anno, sicuramente a gennaio verrebbe fatto qualcosa. Quindi, io, io sono fiducioso: il campionato italiano non, eh, non c'è. Nessuna, secondo me, in grado di uccidere questo campionato, anche perché se te. Se noi torniamo indietro l'anno scorso, noi abbiamo messo su un vassoio d'argento lo scudetto al Milan, anche perché avevamo 8-9 punti di vantaggio e li abbiamo sperperati tutti. Motivo per cui io, da tifoso dell'Inter, non devo chiedere scusa proprio a nessuno. Perché è importante questa partita? Perché ho appena letto le probabili formazioni e danno Gosez e Aslani titolari molto bene. Speriamo che Gozets. Ci faccio vedere qualcosa perché, ragazzi, non guardiamo solo la palla che entra in rete. Gosenz, prima del gol, difensivamente, stava facendo dei disastri contro il Barcellona. Poi ha, trovato, ha fatto quello che lui sa fare meglio: buttarsi negli spazi e chiudere l'azione. E questo è quello che fa Gosenz. Ma prima di fare quel gol, lui a livello difensivo non ci stava aprendo nulla in quei 7-8 minuti. Quindi valutiamo per favore le cose a 360 gradi. Come c'è la Noglu, grandissima partita da fuori l'asse è anche vero, gli è stato concesso tanto spazio. In Italia non ti concedono tutto quello spazio, anzi spesso ti schermano in Italia. Vedi, vedi quello che succede ormai sistematicamente a Brozovic. Quindi va valutata partita per partita e per come la vedo io opinabile ognuno vede la partita a modo suo perché te te a me mi può dire oh ma a me basta i palloni entri dentro io sono a posto ci mancherebbe io guardo le partite in un'altra maniera perché poi alla fine non ci rimango male però ognuno è liberissimo di leggere la partita a modo suo e eh, ci mancherebbe per quello che riguarda poi che c'è stata una live ieri mi hanno detto <ride> E tra l'altro non per fare la vittima perché io sono tutto lì fuori una vittima, anzi a me se uno mi rompe le scatole io gli rompo due volte le scatole ragazzi, non ho problemi a zigzagare, eh, voglio dire. Eh, eh, vedere gente, vedere tifosi dell'Inter che sperano che non arrivino gli arabi e che sperano che questa società sprofondi nel fango è veramente una roba assurda ed è quello che mi hanno detto che, che hanno letto in quelle chat, tra l'altro offensive e diffamatorie nella chat c'è stata in una live di ieri, ma quello ormai noi ci siamo abituati, stiamo prendendo nota, vedere i tifosi dell'Inter che sperano. Che non arrivino gli arabi è veramente, ragazzi deludente. È una roba. Dimmi che non arrivano per favore, mi ma hanno mandato gli skishot. È veramente una roba assurda, indipendentemente, ragazzi, dal fatto che ognuno possa dire tutto quello che gli pare. È veramente uno schifo. Io non pensavo che ci fossero tifosi dell'inter. Messi così male, io non voglio dare patenti in interismo. Ma se te tifi una squadra, cioè e addirittura speri che non arrivino i più ricchi del mondo, cioè, ma siamo matti. Ma, ma vi rendete conto a che livello siamo? Questi sarebbero i tifosi del Io ti do dire, me l'hanno detto perché non ho visto nulla, però me l'hanno detto delle persone di cui mi fido. Noi siamo i tutori degli interisti. I tutori degli interisti. Che cambiano persone 50 volte Piff Fiorentina Grasso non esiste, tutori degli interisti voi, allora, visto e poi alla fine tanto no, chi è il giudice supremo? Ora parliamo, non diciamo paroloni, ma pubblico si dice in televisione. Utenti, voi utenti se sarete, siete voi il giudice. No, tanto già in tanti, vi siete messi a ridere ieri sera. Siete voi eh, quelli e poi dovete giudicare. Ecco perché io vi consiglio di guardare la live di venerdì sera, anche perché mi hanno detto con sganasciandosi dalle risate, mi hanno detto che poi alla fine questi pensano che Piff abbia investito in glass, ancora non ci hanno capito nulla questi, qui, capito? Ma poi a prescindere che investimenti dovrebbero comunicare, che non c'è stato nemmeno il passaggio di proprietà, quali investimenti dovrebbero comunicare? Fatemi capire. stanno notizia continua a dire delle robe assurde Glass non è un security agent e ve lo dimostreremo venerdì con le prove che la Glass non è un security agent questi si spacciano per tutori dell'Inter siamo all'assurdo nemmeno Piff avesse investito nell'asset media sport e communication eh, di Suning stanno dicendo delle robe assurde venerdì seguite la live e poi dopo voi eh, eh, tirate le vostre conclusioni quello che io dico Siccome qui siamo tutti grandi e vaccinati, ed ognuno si prende le proprie responsabilità, come se fai passare una chat di diffamazioni e minacce, poi ti prendi le tue responsabilità. Perché poi se non blocchi le persone, addirittura trasmetti tutte quelle cose lì. Poi dopo ne parleremo. Non ci sono, non ci sono problemi. Io vi dico solamente una cosa: occhio, occhio alle retromarci. Occhio alle retromarci ci hanno accusato di farlo per visual iscritti loro invece lo fanno gratis ma a differenza loro noi non chiediamo i soldi a nessuno se permettici una bella differenza c'è bisogno e te la spieghi la differenza poi eh, vedi eh, questo lo possono dire a pif 118 che è nato la voce metallica lo possono dire a quello che ha fatto 10 live su aranco e ha fatto 1000 iscritti non lo possono dire a noi che è un canale costruito solo ed esclusivamente sul calcio non per nulla l'ultima live sulla proprietà noi l'abbiamo fatta un mese e mezzo fa questi sono tutti. Se voi andate a vedere i miei video o le live, sono tutte improntate sul calcio. Io ve lo dico: occhio a chi fa retromarcia. Occhio perché vengano fatte delle live per prendere in giro e per pararsi il sedere. Ma queste sono cose che avete già capito voi da soli, da soli. Quindi occhio perché non saranno ammesse retromarce e ognuno si dovrà prendere le loro responsabilità. C'è chi si è preso responsabilità parlando di arabi, e c'è chi continua con gli americani che ne parlano solo loro perché eh, hanno fatto due nomi di due americani, due hanno smentito l'Asri e l'indiano, che non gli interessa eh, assolutamente niente, poi Oracle, Musk, eh, Ghostbuster, nessuno ha fatto questi nomi in nessun giornale del mondo, mentre Piff lo hanno nominato in tutto il mondo. Il fatto che l'Inter poi vada in Arabia, io non ti dico che è legata sicuramente all'acquisizione degli arabi con l'Inter, ma un motivo ci sarà. Perché non, perché non hanno scelto Newcastle per andare in Arabia, hanno scelto l'Inter? Perché è stata scelta l'Inter per andare in Arabia? Chiedeteglielo a questi fenomeni, ai tutori dell'Inter. Lo vedremo venerdì sera in live se c'era o se c'è stato un tutore verso gli utenti oppure no. Ciao Inter, ci becchiamo dopo la partita. La voce sembra che comunque mi stia ritornando, ho fatto una bella curetta, la tosse mi sta diminuendo. E quindi eh, ci becchiamo nel pomeriggio, uh, visto che queste partite a mezzogiorno sono veramente scandalose, però che ti tocca guardare la partita mentre mangi e a me non piace guardare la partita mentre mangio. Ci ribecchiamo oggi pomeriggio per commentare, speriamo una vittoria. E ripeto, sono curioso di vedere Aslani e Gosens. Un'altra cosa, Lautaro Martinez è il mio pupillo, ragazzi, da sempre. Io adoro Lautaro Martinez. Tutti gli anni Viene criticato perché ha quel mese e mezzo, due, che non segna. Poi dopo incomincia a segnare, non si ferma più. Per Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona. Tutti gli anni la stessa storia. Real Madrid, eh, sì, Real Madrid. Lautaro Martinez è un calciatore fenomenale, ragazzi. Lautaro Martinez è un calciatore incredibile. Lautaro Martinez è un giocatore... Veramente che, che proprio cioè che, che sprizza interismo da tutti i cuori. È proprio un giocatore da Inter proprio per l'ambiente inter, dico io, adatto proprio ai tifosi dell'Inter. Quindi cerchiamo di stargli vicino a questo ragazzo quando non segna per un mese e mezzo o due, perché poi tanto si sblocca sempre tutte le volte. Basta avere pazienza per le 5-6 settimane durante l'anno perché poi ti tira la carretta sempre avanti. Lui e soprattutto lui quando conta c'è cioè sempre, stiamo vicino. Al nostro top player perché la martinez ha 25 anni ed è un top player per come la vedo io ciao Inter.